Cosa vuoi? Ciao. Cosa c'è? Dove vai? Pepe, ciao amore mio. Ciao amore mio. Allora, Pepe, cosa dici? Facciamo vedere ai nostri amici come si fa a fare quella torta buonissima con le mele. Tu hai voglia di giocare, Somarello. Ma noi dobbiamo far vedere ai nostri amici non come giochi tu, amore mio, ma non come gioca questo gatto. Dobbiamo fargli vedere come si fa a fare la torta con la crema di mele. Andiamo? Andiamo, amici, vi faccio vedere. Ieri ho preparato una base di pasta frolla già cotta e oggi voglio farvi vedere come faremo insieme un ripieno di mele, cannella, cardamomo e un pochettino di zenzero per appunto farcire questa gustosissima e super sana torta. Iniziamo quindi pelando tre mele e procurandoci un frullatore dove andremo a metterle perché avremo bisogno di frullarle. Quindi cominciamo a sbucciarle. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, 3 cucchiai di zucchero integrale di canna, 3 cucchiai di amido di mais, 1 cucchiaino di cannella in polvere, mezzo cucchiaino di zenzero, 5 baccelli di cardamomo che andremo ad aprire e a schiacciare. Contenuto di 5 baccelli di cardamomo. Aggiungiamo un goccio d'acqua e frulliamo. Ecco qua, il nostro frullato di mele è pronto. Adesso andiamo a metterlo sul fuoco. Iniziamo a scaldare una padella dai bordi bassi, mettiamo un goccio di olio d'oliva, voi potete mettere anche il burro se preferite, ma se volete fare qualcosa appunto di vegetariano senza grassi animali, l'ideale è un goccino di olio extravergine di oliva. Versiamo il nostro frullato, dobbiamo portarlo delicatamente a sobbollire. Ok, come vedete sta iniziando piano piano a tirare, ad asciugarsi, perché vedete che mi lascia. Quando passo con il cucchiaio si intravede il fondo della padella, però dobbiamo andare avanti ancora un po', deve essere molto molto più asciutto. Ok, sono passati 25 minuti, adesso attenzione perché stanno iniziando a caramellizzare gli zuccheri che abbiamo, sia quelli della mele che quelli che abbiamo aggiunto, lo zucchero di canna, quindi è la fase cruciale, diciamo, dobbiamo stare attenti che non attacchi, ma ci siamo. Ok. Spegniamo e andiamo a farcire la torta. La nostra crostata con una deliziosa crema fatta solamente con le mele e un po' di spezie è pronta. Semplice, no? Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e clicca mi piace. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!